Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, eccomi qua nel Borneo. Sto andando ad incontrare le popolazioni autoctone, i famosissimi IBAN, i tagliatori di teste. E il mio viaggio fino a qui, adesso ve lo rivelo a uno scopo eccezionale, è cercare di ripristinare la buona politica in Italia. Impostori della politica, per voi è finita, siete giunti al capolinea. Sono arrivato qui nel Borneo in maniera speciale per andare ad intervistare e ingaggiare i famosissimi tagliatori di teste. Il mio viaggio nel Borneo, in questo momento mi trovo nella foresta, munito di un piccolissimo GPS che ho qua in tasca, se riesco ve lo faccio anche vedere, che in realtà è un telefonino dotato di funzione GPS. Mi sto inoltrando dove mi è stata segnalata la presenza delle popolazioni autoctone, i famosissimi tagliatori di teste. Nano malefico, è inutile che sei lì ad ancora 2, 3, 4 legislature. Bisogna capire quando è venuto il momento di togliersi e finalmente questo momento è giunto. Il popolo italiano è stanco della tua presenza, nano malefico, togliti dalla politica. Questo è l'ultimo avvertimento. Il mio viaggio sta continuando e andremo ad ingaggiare i famosissimi tagliatori di teste. Se non la vorrai capire, se non vorrai toglierti di mezzo in maniera autonoma, ci penseremo noi. Il tuo momento è finito, la tua ora è scoccata, vuoi rimanere ancora lì perpetrando un clima di illegalità? Ok, va bene. Però sappi che c'è gente disposta a tutto pur per ripristinare uno status di legalità nel nostro paese. Il mio viaggio continua, qui sono nella foresta. Sto continuando in una specie, un sentiero che non è marcato neanche sulle mappe, anzi proprio di questo posto le mappe non ci sono. Vi faccio un po' vedere, prendo in mano la mia macchina fotografica che l'avevo appoggiata, l'avevo incastrata tra questi due arbusti e la direzione è questa. Andiamo a parlare con i tagliatori di teste, poi dopo voglio vedere cosa fai. Eccoci qua. La foresta qui è molto variegata, si rischia anche di perdersi perché veramente non ci sono riferimenti, proprio fittissimo. Ah, qui sotto ho trovato, c'è una tana di qualche cosa. Faccio vedere. Non so cosa c'è, una tana. Non so se si riesce a vedere. Il buco è enorme, sarà giù qualche animale. Adesso c'è una tana di qualche cosa. Probabilmente lì sotto vivrà qualche animale della giungla. Andiamo avanti. Qui continuiamo. Ci sono, ecco, bisogna stare attenti, ci sono piante con gli spini, sono molto accumulati. L'importante, come è stato detto, di non portarsi appresso il cibo perché attira gli animali. Io per il momento non ho incontrato i felini, i giaguari, i ghepardi, queste cose qui non le ho mica viste, però ho visto un serpente, tutt'oggi ho visto un serpentino, l'ho visto. Il mio viaggio continua, qua abbiamo questo pseudo sentiero, ecco qua. Ok ragazzi, vi saluto, impostori della politica, cercate di capire quando è giunta la vostra ora di togliervi di mezzo, perché altrimenti la voglia da parte di noi tutti di ripristinare uno status costituzionale e la legalità del nostro paese è talmente alta che pur di mantenere un rispetto della Costituzione, delle norme, del vivere collettivo, la tenteremo tutta. Io in questo momento ve l'ho detto, questa non è una minaccia, è un fatto concreto, sto andando a parlare con i tagliatori di teste. Dopo voglio vedere cosa fate. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima.